Ciao a tutti e benvenuti al Food Parlayer, variante del mio talk show che, come ho detto alle altre edizioni, trova differenza in una ripresa all'aria aperta. Sono di nuovo al Parco dei Canapè a Foligno ed ho il piacere di avere qui con me Ilaria Possanzini. Buongiorno. Buongiorno. Ciao Ilaria. Ciao a tutti. Allora, iniziamo la puntata come inizio tutte, sapendo i tuoi dati. Senza dirmi l'anno, dici il giorno in cui sei nata, dove vivi e cosa fai nella vita. Ok, allora, sono nata ad Assisi il 17 settembre, e di 23 anni fa, fate voi i vostri conti. Nella vita, vivo a Foligno, nella vita faccio diverse cose. Come si può vedere dalla mia maglietta, faccio parte di Libera, sono la referente del presidio Folignate da un anno e ne faccio parte da 3-4 anni. In più sono un arbitro di calcio, arbitro nella massima categoria regionale. Ne parleremo. Ok. E, lavoro in un negozio di dischi gestito dalla mia famiglia, che è venuto successivamente. Salutiamo papà. Ciao Flaviano. Ciao papà. Questo negozio di dischi è venuto successivamente alla nostra attività nell'ambito della musica, che ormai dal 2013 vede sia il locale di musica live, non so se posso dire il nome. Certo che lo puoi dire. Il Supersonic Music Supersonic. Club. E ho fatto anche un incontro del Pur Parle lì. Esatto, il talk show, sì. E quindi ecco, da un anno abbiamo questo negozio aperto qui proprio sotto i canapè. E gestisco, diciamo, tutto gli ordini, nuove uscite, ma anche i dischi usati, è il ritorno il vinile, perciò mi occupo anche di quello che è la valutazione del vinile, eccetera eccetera. Bene, allora, nel momento in cui ho scritto questa puntata stavo vedendo un film, It Dancing. L'hai mai visto? Forse quando ero piccola. Ok. Non ricordo. Ti piace vedere dei film definiti classici? Moltissimo. Sì. Dalla mia esperienza in Francia, sono stata in Erasmus 2 anni fa, ho partecipato ad una serie di incontri cinematografici, una cine cinematografica organizzata tra l'altro benissimo, e da lì ho capito proprio l'importanza del vedere i vecchi film per capire quelli nuovi. Bene. In questo istante, sempre in film, c'è un momento in cui avviene tra le persone un abbraccio. È uno scambio di potente energia questo abbraccio, abbracciare sì, persone. Credo proprio di sì. L'abbraccio fisico, inteso proprio come appunto un abbraccio fisico, può dare energia, può dare conforto, può trasmettere molto, ma anche l'abbraccio, diciamo, un po' più idealizzato, come abbracciare una causa, può sicuramente contribuire e dare energia ad un progetto, quindi anche in termini idealistici, diciamo. Energia in qualche modo positiva. Sì. Ti piace l'energia positiva del prossimo? Data al prossimo? No, delle altre persone, trovare positività nel prossimo. Sì, assolutamente sì. Credo che... Io sono una persona abbastanza lunatica, nel senso che posso essere molto positiva ma anche molto negativa, e avere vicino a me una persona che mi dà positività mi permette di essere più continuativa in quello che è l'ottimismo, no? Della vita, come la pubblicità. È fondamentale per te comunque pensare sempre positivo? Sì. O meno? Sì. Positivi sì, ottimisti sì, ma comunque realisti, nel senso che bisogna valutare sempre anche i lati negativi di qualsiasi questione, decisione che uno prende, quindi sono abbastanza realista. Sai, tra virgolette, perdere? Bella domanda. Domandona! Se so perdere, allora sicuramente dalle sconfitte cerco sempre di trarre qualche insegnamento, perché anzi credo che le sconfitte facciano parte del percorso di ognuno di noi,
e che sono proprio le sconfitte che ci permettono di imparare e di crescere. Quindi se so perdere, diciamo, magari la metabolizzo, la sconfitta la metabolizzo lentamente, però sì, credo che alla fine riconosco del bene anche nelle sconfitte, nelle cadute. Essere arbitri è nell'indole della persona? Sì. Io da quando... Vabbè. Com'è il tuo percorso in ciò? Okay. Allora, faccio l'arbitro dal 2010. Ecco. E avevo 16 anni, ero molto giovane, però sono stata nel mondo calcistico, non ho mai giocato a pallone, sono stata nel mondo calcistico per via traverso, diciamo, dato che mio padre, mio fratello, mio nonno erano tutti in ambiti delle società sportive, in ambito calcistico, perciò sin da piccolina mi portavano i ritiri, mi portavano gli allenamenti, le partite, quindi sia l'interesse per il calcio, sia l'indole, che comunque deve essere un'indole di leadership, di... determinazione, autorevolezza, devono far parte della persona. Beppe! A tuo pensiero, il genitore è il primo arbitro di ognuno? Sì, assolutamente sì, i genitori ci danno delle indicazioni, ci tracciano un percorso per noi e devono anche leggerci dentro. Devono anche saper leggere le nostre valenti e la nostra indole, così come un arbitro deve essere bravo a leggere la gara, ogni volta è una partita diversa, perciò come ogni figlio è un figlio diverso, anche l'arbitro deve saperla leggere per poi dare il giusto indirizzo alla gara del figlio. È di buon insegnamento nella vita saper apprezzare le piccole cose? Sì, io una delle mie frasi migliori è: Chi di nulla si meraviglia non farà mai nulla di meraviglioso. Quindi trovare in tutto, anche nelle piccole cose, la bellezza e la meraviglia per permetterci di meravigliarci, quindi avere entusiasmo e stupore. Quanto è importante, a tuo pensiero, la giusta tara per un genitore, inteso divertimento e serietà? Allora, sì, deve esserci un giusto equilibrio, permettere al ragazzo di divertirsi, ma anche di dover fare il proprio dovere. Deve essere però un insegnamento diretto, non deve essere un'imposizione, credo. Per me è stato così. La libertà è una cosa più sì, bella. Sì. Adesso quella, attenzione, scusa, una frase. Quella è una persona seria. Io vado alle fusioni. Un valore inestimabile. Bravo, sentite la parola. La serietà. Sì. La serietà. Definizione e serietà per persona seria. Sì. Allora, io sì, credo che la serietà sia uno dei valori imprescindibili di una persona, sia nei confronti di se stesso che nei confronti degli altri, inteso anche come sincerità, come generosità, come coerenza, perché appunto è uno dei fattori che mi permette di distinguere anche amicizie, che mi permette di selezionare un po' le persone che ho accanto. Parlando di valori inestimabili della vita, lo sono anche i sentimenti. Sì, assolutamente sì, il sentimento è quello che è la passione, è quello che ci permette di portare avanti la nostra vita con felicità, diciamo, con serenità. E, sì, credo che sia un po' così il sentimento, sia a livello di amore che di amicizia. Certo, se il sentimento è generale. Esatto. Se seri sono quelli che colorano, diciamo, la nostra vita. Una vita senza sentimenti sinceramente non la immaginerei. E qui ti chiedo, l'amore, teso tutto, salva il giorno? Sì, personalmente dico di sì. L'amore può essere anche far ascoltare una bella canzone a una persona. Sì. Oppure sì, fare una puntata del podcast. Certo, allora ci sono. Oltre al rapporto. Certo, ci sono queste attività che per una persona rappresentano dimostrare amore
che sicuramente colorano anche qui la propria giornata. Magari uno ha avuto una giornata nera, facendo un'azione fatta con amore, ricevuta con amore, può sicuramente cambiare la giornata, così come per me magari andare a fare allenamento, che è una cosa che amo fare. Quanto tempo ti alleni? Mi alleno 3 volte a settimana, circa 3 o 4 ore a settimana, più la partita. Mi avvio. Quanto conta per te sognare sempre nella vita? Questo si ricollega un po' alla domanda di prima, sì, sull'ottimismo, diciamo. Sognare anche qui, se fatto in maniera responsabile, in maniera realista, assolutamente sì. Ci sono delle cause che un abbraccio appunto tipo Libera, che per me è come un sogno. Cioè, io perseguo un sogno, quello di vivere in una società senza mafie, senza corruzione, senza mafiosità, che è più il comportamento che uno ha. E questo però, ecco, è più un perseguire un sogno e lavorarci giorno per giorno. E non credo invece nei sogni, diciamo, utopici, nel senso, credo che al sogno debba sicuramente abbinarsi tanto impegno, lavoro, dedizione e applicazione. Chi non sogna? Vive in bianco e nero? Sì, conosco diverse persone che sembrano non avere sogni. Sì, penso che la loro vita sia un po' meno colorata rispetto a quella di chi ha dei sogni e persegue un obiettivo. Pensi mai a quello che è stato fatto nella tecnologia, attenzione, spariamo un attimo, negli anni passati, ossia anni fa, fare una cosa del genere era impensabile. Allora, sì, la tecnologia ha dato tanti strumenti, sia per la divulgazione di informazioni, ma anche per la formazione personale, appunto pensiamo a Wikipedia, no? Una enciclopedia a portata di mano, anzi di dito. Non ci penso spesso, nel senso che ormai la viviamo una cosa veramente quotidiana, la tecnologia fa parte ormai della nostra giornata. Soprattutto anche con il lavoro che faccio, avere a che fare con la tecnologia è diventata una cosa quotidiana. Credo che abbia molti aspetti positivi, ma che debba essere regolamentata e debba essere contenuta comunque a delle azioni che siano produttive anche qui. Non ha prodotto anche brutti fenomeni, comunque il confronto che si ha sui social, spesso se una persona è un po' debole tende a deludere le proprie aspettative o ad avere sempre questo confronto continuo, la competizione continua, che non è forse troppo utile, troppo, non so. E attenzione, il cervello è il computer mai realizzato più potente al mondo? Assolutamente sì, io penso che l'essere umano sia veramente un miracolo, ma tutti gli esseri viventi, anche la pianta, insomma, siano veramente qualcosa me veramente di miracoloso. C'è una frase di Albert Einstein che mi piace tantissimo, che dice: ogni qualvolta puoi stupirti di qualcosa che è stata realizzata, la natura l'ha già fatta. E questo è molto molto bello. Sì, anche se adesso non è detto che un giorno avremo il teletrasporto, cioè qualcosa di forse innaturale, forse è innaturale. Però per esempio l'aereo, certo gli uccelli volano da millenni, da miliardi di anni, e noi l'abbiamo inventato solo da un centinaio d'anni. Allora, mia cara Ilaria, devo comunicarti che siamo giunti alla fine di questa puntata. Stava bene? Sì, benissimo. Grazie. Soprattutto per la giornata, insomma, l'ombra qui di canapè. Molto piacevole. Sempre generosa. Allora, ricordo il mio canale YouTube, che è youtube.com/thepourparler. Bene. Vi salutiamo, vi diamo ad un progresso continuo e vi auguro buona vita a tutti.